E purtroppo la storia ci ha già fatto vedere che di fronte alle crisi si può uscire in un modo o in un altro. Penso che il Partito Democratico costituisca non solo una grande forza di alternanza di questo Paese, ma una perla di democrazia che in questo momento deve essere sempre di più rafforzata. La crisi che stiamo vivendo è una crisi che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Noi fin dal primo momento, quando Walter presiedeva il governo Umbra, io sono stato testimone di quei bellissimi mesi, abbiamo avuto un atteggiamento di grandissima responsabilità. Ricordo ai primi di ottobre il nostro atteggiamento costruttivo e responsabile. Abbiamo detto sì, è giusto stabilizzare le banche, sì, è giusto non fare saltare per aria il sistema finanziario. Lo abbiamo fatto sapere al governo dicendogli però attenzione, se diamo i soldi del contribuente italiano alle banche, le banche devono assicurare, voi governo dovete assicurare che le famiglie e le imprese abbiano i fidi da queste banche. Secondo, tutti quei giovani che rischiano e che perdono il posto di lavoro devono immediatamente avere delle risposte. Terzo, voi non potete andare avanti con degli annunci. E rispetto a questo nostro atteggiamento di responsabilità, la risposta che ci è stata data, continuativa, costante, arrogante, sempre due dita negli occhi all'opposizione. Questo è il modo con cui quest'Italia viene governata, è il modo con cui si rischia di portare questa crisi ad una crisi economica e sociale difficilmente prendibile. Io penso in questi giorni cosa sarebbe stata dell'Italia se uomini come Romano Prodi e Carlo Azeglio Ciampi e i governi del centro-sinistra non avessero portato l'Italia nel nero. Noi saremmo falliti, falliti. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a Walter Veltroni, a Matteo Bonanino, a Gene Gnocchi. Grazie che sono venuti qui, grazie a tutti voi per quello che avete fatto e quello che ancora farete in questi giorni per convincere. Questa sera si conclude la campagna elettorale difficile, dei toni molto accesi, a volte troppo accesi, da parte dei nostri avversari, dei nostri competitori. Per noi, a differenza di altri, non ci sono nemici in democrazia, ma soltanto dei competitori, non ci sono nemici. E abbiamo in questa campagna elettorale, ce l'abbiamo messa tutta per spiegare, per chiarire, per dire le cose come sono, come stanno, contro ad una marea di affermazioni sbagliate, a volte false, diffuse a piene mani. Noi abbiamo in questi anni amministrato bene nelle condizioni date, nelle difficoltà, con i limiti e gli errori inevitabili. C'è un vecchio detto cremonese, chi ne fa una strabocca, chi fa qualcosa alla fine per forza sono degli errori. Ci ha mosso l'idea di fare di Cremona una cittadina europea, di non accontentarci di un paesotto agricolo in cui ognuno fa quel che può, a volte quello che vuole, sotto l'occhio vigile del Signore che comanda e controlla. Se questo fosse la rappresentazione che è necessario attaccare il cappello, abbiamo dimostrato l'esatto opposto. E noi, grazie alla nostra autonomia, alla capacità di competere, di presentare anche rispetto alle future scadenze dell'Expo, della necessità di crescita infrastrutturale del territorio, siamo stati capaci di strappare, di conquistare questo risultato. E credete, quando la stampa tecnica specializzata dice di noi che dal 2004 alla fine del 2008 abbiamo guadagnato complessivamente più di 40 posizioni rispetto alla media delle province italiane in termini di qualità della vita e ci siamo portati al 25esimo posto, qualche particolare impegno degli amministratori locali dovrà essere riconosciuto, della popolazione, del sistema dei rapporti istituzionali, della qualità delle relazioni sociali, di 100.000 persone che sono iscritte al sindacato e che magari si trovano escluse anche dalla stanza dei bottoni
i luoghi dell'economia di questa città e di questa provincia. C'è anche la necessità di dare una voce a tutte queste realtà. C'è la necessità di capire che cosa avviene nel sistema delle imprese, che cosa avviene e quali sono gli elementi di innovazione nel trasferimento tecnologico, scientifico, di pensare grande, di guardare avanti, di creare delle prospettive e delle opportunità per i nostri giovani. Questo è il nostro scopo, non per fare contento qualcuno, ma per dare una risposta di servizio e per uscire da quel cliché riferito all'Italia che anche recentemente il Financial Times descriveva e in me ha creato una grande punta di amarezza. Mentre la Fiat, si diceva in un articolo, sta lavorando per acquisire il ramo europeo della General Motors, il governo è impegnato a chiedere il sequestro delle fotografie di Villa Certosa. Ecco, questo è l'immagine. Ieri la rivoltella sul piatto di spaghetti, oggi questo telegramma del Financial Times. Noi vogliamo rappresentare qualche cosa di più impegnato, di più doverosamente immerso in quella che è la realtà della nostra società, che sono i nostri bisogni, che sono le conquiste che dobbiamo realizzare per noi, ma anche per il dopo di noi, perché c'è un senso di speranza e c'è un senso di futuro, un futuro forte per le nostre comunità, che attraverso questo pluralismo, attraverso questa disponibilità, noi ci proponiamo di voler ancora una volta rappresentare. Grazie.